E belti ragazzi e ragazze, bentornati nel canale DJ Slash. Ragazzi, oggi sono qua con una nuova puntata per quanto riguarda le recensioni di applicazione. Ma ragazzi, oggi siamo qua per recensire o per spiegarvi come mettere WhatsApp su tablet di qualsiasi genere, anche tablet wifi senza sim, ragazzuoli. La cosa è molto semplice, diretta, molto veloce, sicura e efficiente. La prima cosa che dovreste notare è che io ho WhatsApp inserito, adesso non entro perché ho dei numeri privati, ma vi faccio vedere una cosa. Se noi andiamo su il nostro bellissimo Play Store, questo qua è un Asus senza ovviamente la sim, se noi andiamo su WhatsApp ci verrà fuori questa roba qua: il tuo dispositivo non è compatibile, però se andiamo a vedere ci sarà la stanghettina piccola, quella che mi dice che è installato, e se io farò così mi verrà fuori apri. Come ho fatto a fare questa cosa qua? Prima cosa ragazzi, io ho l'iPhone in riparazione, quindi ho dovuto scaricarmi WhatsApp e mi sono arrivate comunque delle richieste: fammi vedere come si fa, fammi vedere come non si fa. E vi dico come si fa, in maniera molto semplice e sicura. Voi dovrete andare su Google e cercare WhatsApp. Allora, WhatsApp, WhatsApp APK. Dovete entrare con WhatsApp APK, KPK che sarebbe il file dell'applicazione, e andare sul primo link, anzi secondo link, che si chiama Android APK as free. Voi entrerete in questo bellissimo sito, scorrerete in basso e dovete scaricarvi WhatsApp 2.1657/boh, quell'altro, stable APK download. Voi cosa dovete fare? Lo downloaderete. Poi vi verrà fuori una cosa molto semplice: dovete andare su download e vi verrà fuori che non potrete installarlo perché avrete le sorgenti sconosciute, possiamo dire non accettate. Quindi voi dovrete andare su impostazioni, andare su, mi sembra, accessibilità, e no, non è accessibilità, scusatemi ragazzi, chi lo trova mai più questo coso qua, perché vi indirizza lui quando vi dirà di, possiamo dire, accedere alla sicurezza, penso in lingua, no, sicurezza, scusatemi, andate su sicurezza e dovete fare la stanghetta consenti origini sconosciute. Fatto questo ragazzi, dovete andare con un file manager nel vostro tablet o cellulare e dovete scaricarvi, vi consiglio, ES File Explorer, è un programmino gratuito e vi farà entrare dentro il sistema operativo del vostro bellissimo tablet. Dovrete andare su download, dove avrete scaricato WhatsApp, cliccarci sopra e fare l'installazione. Fatto questo ragazzi, dovrete fare una cosa molto semplice: dovrete aprirlo, adesso non posso farvelo vedere perché non l'ho già fatto, e vi verrà fuori di mettere il vostro numero di telefono. Voi mettete il numero di telefono, mi raccomando ragazzi, dovete avere un altro telefono con internet e sim interna. Quando metterete il numero vi verrà fuori: allora vuoi sicuramente attivare questo numero? Sì, tu mi hai detto ok, e vi darà un messaggio sul vostro numero con la password. Voi semplicemente dovete mettere la password sul vostro tablet, vi dirà che WhatsApp non è disponibile per il vostro tablet e voi dovrete scrivere continua. Facendo continua vi dirà di fare un backup, se volete ristabilire un backup, voi dite sì o no e dopo sarete belli, felici e contenti col vostro WhatsApp. Detto questo ragazzi, spero che questa bellissima applicazione tutorial vi sia piaciuta. Vi ricordo di arrivare a 6 like per il prossimo episodio. Detto questo ragazzi, ci si vede e statemi bene. Bella ragazzuoli,